Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, come state? Tutto bene? Lo so, è da una vita che non faccio un video normale qui, vabbè, video normale, parliamo un po' del più del meno come sempre. Ragazzi, finalmente ho trovato lavoro, o meglio, sono in fase di prova. Sono contento della mia posizione, cioè perché io ragazzi ho 23 mesi, qua c'è un foglio, lo vediamo dopo. Fini 3 mesi, ragazzi, di cyber security, non sapevo che cos'altro fare. Allora, io ho domani l'evento a Roma, infatti questo qua è il biglietto d'ingresso. Io, ragazzi, però, il 30, quindi dopodomani, praticamente, ragazzi, parto un'altra volta. 30 e 31 sono fuori un'altra volta, perché, ragazzi, vi spoilero, sono in Liguria. E perché, ragazzi, vado a fare corsi di formazione su una tavola, come si chiama, il mixer delle luci, e sono veramente contento con l'azienda cui adesso sto lavorando e speriamo vada bene, perché sono contento, sono veramente contento, specialmente ragazzi perché ero molto insicuro sulla cyber security dopo il corso, anche se ho i 3 attestati. Mi avevano chiamato, però comunque ero indeciso, tutta roba qua, perché è bello il mondo tecnologico, è molto bello, però ci vuole un sacco di esperienza, ci vuole un sacco di casini, ragazzi. E poi a un certo punto mi arriva una mail e mi contatta un'azienda di Bastia in cui loro fanno eventi in giro per l'Italia. Ho detto, va bene, andiamo a vedere, sarà una bella cosa, che ne sappiamo. Vado. Bello l'allestimento, bello tutto. Poi comincio i giorni, sono ancora in prova, eh. Comincio e comincia a piacermi. Mi piace tantissimo, ragazzi. E già se parto con la formazione che vado in Liguria, sono contento perché è la prima volta che vado in Liguria, non ci sono mai stato, posso fare un vlog anche in Liguria. Però la cosa simpatica è che io torno da Roma, che è il 29, cioè domani. Torno da Roma verso le 8. Devo subito andare a dormire perché verso le 6 dall'azienda in cui sto dobbiamo subito partire per andare in Liguria. Ed è un po' traumatico da uno che torna stanco da un viaggio e vorrebbe dormire tutto il giorno, invece no. Però io penso, perché questa cosa me l'ha fatto notare papà, che io ho detto che il 29 non c'ero, il 29 è lunedì. Che cosa l'hanno fatto secondo me e secondo mio papà? Mi hanno spostato il giorno, quindi 30 e 31, perché loro potevano ovviamente partire il 30 e 31, ma sapendo che io, che dovevo essere formato, il 29 non c'ero perché avevo preso un appuntamento, l'hanno spostato i 2 giorni, cioè non lo fanno tutte le aziende, raga. E questo che mi fa impazzire e anche piacere. E praticamente mi sta piacendo questa azienda qua. Spero in futuro di crescere, magari però essere proprio assunto del tutto. Perché è un'esperienza proprio che mi piace tantissimo sta roba qua, ragazzi, mi piace proprio tanto, tanto, tanto. Cioè, perché alla fine cerchiamo tecnici nella mia scuola, o raga, della mia scuola, della mia anno, della mia classe, nessuno ha voluto entrare in questa azienda, e solo io. Io per curiosità tutto il resto, anche perché è una cosa che mi interessava, il mondo dello spettacolo, quindi io subito ho messo in mano, so montare video, so fare gestire i social, tutto il resto. E loro però fanno eventi in giro per l'Italia e quindi sto contento. Questa cosa qua. E non gli serve tanto montare video perché loro usano iMovie per editare video. Io uso DaVinci Resolve, che è un programma più professionale. Però se dovesse essere utile, io uso DaVinci. Perché no, ragazzi? È una cosa alla fine, montare video. È palloso perché è una grande rottura di scatole quando montare video, perché io sto montando adesso, io registro il video, poi monto il video che ci metti di più per montarlo. Però così, anche questa qua è una scelta. A me montare video piace. Lo facevo fin da piccolo. Usavo. Che cosa usavo? Wondershare, quello là per telefono, per montare le fotografie. Cioè, vuol dire che però montare video per me è stata la mia passione fin da piccolo. Per poi arrivare a DaVinci Resolve, che è il programma attuale con cui uso per montare video con il computer qua alle mie spalle. Sì, è tornato a quel computer come sfondo, anche giusto per avere un po' di sfondo dietro. È sempre bello il computer dietro. E niente, ragazzi, il video si conclude qua. Io spero che vi sia piaciuto. E lasciate un commento, per piacere, che io trovo sempre 0 commenti, però è anche quello lo scopo del canale.
essere un po' ironico, perché tanto i commenti, ragazzi, sono sempre zero, a parte che non so come mai, ragazzi, io dico che faccio questi qua, c'erano sempre 20 views, 25 views, 27 views. Ho fatto video scherzosi l'aveva fatto anche Jumbo Drillo, sta cosa qua, di 10 minuti di schermo, anzi 4 minuti di schermo nero e qualcosa, e io invece 10 minuti di schermo nero e poi un secondo, perché YouTube ha deciso di mettere un secondo così, perché gli piaceva a lui un secondo, e poi ho fatto 10 minuti di schermo bianco, e hanno fatto 200 visual entrambi. Cioè io non so, forse interessa di più, non lo so, magari se aveva qualcuno lo sfondo bianco, lo sfondo nero per i video, come green screen, tipo black screen, white screen, non lo so. Fatemi sapere voi, ragazzi. Detto questo, ragazzi, ci vediamo direttamente domani con il viaggio di Roma. E ci vediamo anche il 30-31, che però farò uscire un pochino più in là, perché comunque sono video lunghi da montare. Ci si vede, ragazzi.